quando le macchine non avevano le schede per eseguire il traforato manuale, come scrivevo nella mia guida, serviva soltanto, bastava un punzone e un rasato, dritto e rovescio o dritto o rovescio, ma per il momento un rasato rovescio, cioè un comunissimo rasato eseguibile su tutte le macchine. Qual è lo scopo che dà luogo al traforato? Lo scopo è senz'altro quello di fare un disegno diverso su macchine che chiaramente non avevano la possibilità di avere lavorazioni automatiche, e come lo è anche per il caso per esempio della 230 della Brother Filati Grossi, che non ha carrello del traforato anche oggi che siamo più evoluti con le macchine automatiche e super automatiche. Quindi diciamo che una macchina o con scheda o senza scheda, lo scopo è l'abbellimento e anche la semplificazione, perché sì, è più lento, ma ci semplifica senz'altro quale disegno fare, come farlo, senza nessun limite. Il preambolo è questo, e lo scopo è, di questi prossimi video, conoscere la simbologia e applicarla. Quindi, la simbologia di base del traforato è questo: un cerchio, il vuoto, il niente, un foro, chiamiamolo come vogliamo. Come lo otteniamo? Se abbiamo in uno schema, e lo vedremo con attenzione nei prossimi video, piuttosto velocemente, noi avremo un foro senza niente intorno. Uno schema ci indicherà foro dopo 1, 2 o 3, ma foro che vuol dire? Prendi pure la maglia che ti pare, appoggialo o sul lago di destra o su quello di sinistra, a noi non importa, l'importante è che tu rimetta velocemente l'ago in lavorazione, fai due passaggi e hai creato il foro, che poi è anche la base delle asole su una o due maglie. Quindi io posso ripetere questo foro all'infinito, posso spostarlo, farlo dove voglio, è manuale, sono io che gestisco, per cui lo faccio dove mi pare e come mi pare. Posso farlo più ravvicinato, posso farmi saltando le maglie, una sì o una no, ma certo è che il foro senza uno schema, senza niente, lo mettiamo dove vogliamo e come vogliamo. Quando gli schemi, e ne vedremo tanti, si animano, intervengono di base due simboli precisi. Questo, che io ho rifatto a penna e che vedremo meglio poi negli schemi stampati, che ci indica questo foro come lo otteniamo, cioè notare che la barretta è una volta di qua e una volta di là, non sono uguali. Quindi questo foro lo otteniamo così, faccio alcuni passaggi per allungare, ma questo foro in questa posizione posso ottenerlo se faccio così, cioè questa è la maglia che accoglie. Praticamente questo simbolo mi dice: io te lo creo il foro, tu portami di qua però. Ed ecco quello che io ho fatto velocemente per passaggi, e noi abbiamo sempre il foro stato da questa parte. Quando invece lo incontriamo dall'altro lato, è comprensibile che ci venga indicato di spostarlo sulla maglia di sinistra. Ovviamente questi sono i simboli, ma quelli proprio di base, che danno il via a schemi splendidi, disegni anche complessi. Cioè, ma sono solo due spostamenti, una volta di qua e una volta di là. È vero, se io vado così a mano libera senza schema e prendo questo ago, quindi il secondo ago, tenetelo presente, ho creato il foro per alcune maglie, non voglio esagerare, quindi è una cosa molto semplice, rimetto a posto,
poi mi ripeto, quindi sempre praticamente sto sfruttando l'idea di questo foro, sempre velocemente lo ripeto perché è un esempio forse banale ma molto chiaro, cioè serve veramente a chiarirci le idee, e io ottengo questo tipo di lavorazione. Ma se io riparto con sinistra, quindi appoggiato a destra la seconda sulla terza, andiamo, ma cambio e sfrutto anche questo, diciamo, disegno, quindi alterno un rigo e un rigo, già si capisce che sto ottenendo un altro disegno. Eccomi qua. Sembrano uguali, ma non lo sono. Quindi, diciamo che in questo caso il giocare con i fori, che chiaramente il dritto è da questo lato, ci si accorge che i disegni non sono proprio la stessa cosa, e questo manterranno questo tipo di destra-sinistra di creare il foro, e lo vedremo nei prossimi video, manterranno e daranno luogo a una serie di disegni che, sfruttando solo quel principio, creeranno l'incredibile. Per cui, e che poi è lo stesso principio che userà poi anche la scheda, come abbiamo visto nella guida, ma diciamo che di base noi con un semplice esercizio riusciamo a comprendere foro, spostamento a sinistra, spostamento a destra della maglia, non è proprio la stessa cosa. Quindi per chi vuole iniziare a crearsi un primo di tutto, anche la possibilità di creare i propri disegni personalizzati, ma dobbiamo partire da questo principio di base.